Loro ci controllano, ma io mi sento solo. Questa è la chiusa. È la chiusa. Cioè, però se tu pensi che è il video per una poesia, in cui il video non deve essere il protagonista, come magari in un documentario, cioè in un documentario hai la parola che ti lancia nell'immagine. Cioè nel senso. Io adesso sto pensando, perché poi dopo veramente ti devi togliere la parola. Facciamo una pausa. Un altro sacchetto e poi dentro c'è un altro sacchetto, perché avevo previsto pioggia, e quindi qua. È un onore avervi qui, mi piace dire che siamo ben siete venuti anche voi in Europa del Sud, Europa meridionale. Queste sono le poesie normali, come sapete già. Alcune di queste sono poesie un po' di paranoia, se volete. Paranoia è sempre una bella cosa, da avercene di paranoia, diciamo. Questa poesia, ad esempio, è tutta incentrata su questa. Si intitola Sappiamo che sei lì. Sappiamo che sei lì. Buonasera. Sappiamo che sei lì. Stai fermo, non muoverti. Vieni avanti con le mani in alto, stai fermo. Metti le mani sulla testa. Lentamente, così. Anzi no, da capo. Rimetti le mani giù e ora vieni avanti, rimetti le mani sulla testa più lentamente, ecco, lentamente così va bene. Vieni avanti con le mani nella marmellata. Ecco, bravo. Per caso hai degli ostaggi nella marmellata? Stando bene? Come mai? Vuoi un elicottero per fuggire? Non te lo diamo. Vuoi auto veloce per scappare? Non te l'abbiamo. Treni gratis. Esagerato. Te la faremo pagare cara. E anche i treni te li faremo pagare cari, molto cari. Non la passerai liscia. Vieni fuori con le mani in mano. Fa qualcosa. E fa che questo qualcosa sia fatto soprattutto da tutto fatto di, a forma di arrenditi. Sei circondato, sei tutto circondato, guardati intorno, hai diritto a una telefonata, siamo in collegamento telefonico con tua madre e con alcuni parenti stretti che ti conoscono bene. Hai diritto a un avvocato, tutto quello che dirai sarà usato contro di te in generale. Esci fuori! Datti da fare, comincia con le mani, mettile in alto, più in alto che puoi, metti se puoi altre mani sulle tue mani e altre ancora, fino ad arrivare in altissimo, nessuno si farà del male, poi scendi, torna giù. Sappiamo che sei lì, vieni fuori, vieni qui, chiudi gli occhi, mettiti le mani in mano, sopra la testa, fatti arrestare, e raccontaci qualcosa che da queste parti ci annoiamo. Lo sai, siamo indietro, non c'è mai niente da fare, state indietro, non c'è niente da vedere.
situazione psicometrica. E poi quest'altra è sempre collegatissima, in realtà si intitola Loro ci controllano ed è legata a tutto questo contesto qua di paranoia, perché volevo io mettere delle bombe nei palazzi del potere, non so se avete notato voi, palazzo del potere metto la bomba, questo cioè. Poi non l'ho mai fatto perché mi vergognavo. Allora loro ci controllano. Loro ci controllano, ma io mi sento solo. Cioè, immagino loro sappiano, almeno possano intuire quello che ho in mente. Attentati, esplosioni, pacchi bomba, sequestri, torture, dita dei piedi, peli del naso e delle ascelle strappati. E loro ci controllano, dovrebbero saperlo, tutto quello che ho in testa. Invece, niente. Io immagino un ufficio dedicato a me. Un furgone con l'antenna puntata su un satellite puntato su di me. Tutto un reparto speciale con le mie foto appese. Invece, niente. Loro ci controllano e io mi sento solo. L'altro giorno li incrocio per strada. Due sbirri con il basco e penso ecco, è fatta. Invece anche lì niente, passeggiano oltre, parlano di una partita di calcio ed io ho in testa tritolo, butto giù tutto, palazzi interi, e loro ci controllano, io mi sento solo, mi giro nel letto, sveglio mia moglie, le dico moglie, sono io un potenziale bombarolo. Lei mi guarda, sorride, mi accarezza i capelli, mi dice certo, certo che sei un potenziale bombarolo. Io sorrido un po'. Ma adesso dormi, mi dice. E io dormo. Parla sempre di... Parla di... è attuale, così attuale, molto attuale. Se ti compri una nave gigante, se ti compri una nave gigante, il titolo. Se ti compri una nave gigante, è brutto arrivare in porto e vedere che c'è una nave più gigante della tua. E lui ti guarda e tu gli sorridi, e lui no, ma tu sorridi. Allora tiri fuori degli aggeggi tecnologici, molto costosi. Ed è brutto vedere che l'altra nave ce li ha più tecnologici e più costosi. E lui ti guarda, e tu gli sorridi, e lui no, ma tu sorridi. Dice, se è vero che c'è sempre un servo, bisogna essere bravi, e riuscire a scegliere il tipo di servo da essere. Fino a che punto vuoi tenere il sorriso davanti all'altro che no. Io a te laverei la schiena, taglierei le unghie, pulirei gli interstizi tutti del tuo corpo intirizzito, fosse questione di tenerti il sorriso o di sentirmi tranquillo quando starò piangendo. Questa è sempre di questa levatura. E si titola Dovremmo dormire in pubblico. Non lo leggo, l'ho letto una volta agli Atti Impuri, Poetry Slam, non so se conoscete, è una cosa che fanno qua, interessante. Però non mi ha dato dei buoni voti. Comunque, si intitola Dovremmo dormire in pubblico. Dovremmo portare le case in strada e le strade in casa. Dovremmo dormire in pubblico, insieme, tra la gente a caso, senza vergognarci dei nostri pigiami strani,
pigiami con le carote e i conigli o i biscotti disegnati, ce ne freghiamo, ci sdraiamo, ci abbracciamo, ci facciamo spazio, russiamo poco. Le strade in casa, dicevo, e le case in strada. Dovremmo dormire in pubblico, mostrarci sdraiati indifesi, buttati comodi negli angolini. Mettiti lì, io mi metto qui. Ci portiamo i peluche e i cuscini, tutti belli addormentati in giro. Tutti a dormire insieme, tutti a dormire insieme. È difficile, lo so. Ma almeno per una notte, giusto per una notte, dovremmo dormire insieme, poi aspettare il giorno, guardarci negli occhi, dovremmo poi svegliarci. Okay, la luna storta o il luna storta? La. Sapevo. Cioè, non lo so, dipende. No, dipende. A seconda dei modi. A seconda delle persone. A seconda delle provenienze geografiche. Questa è una poesia di utopia mancata. C'è dei gialloni addosso. Beh, no, perché pensavo fosse il tuo, poi. No. Questo è il suo modo di fare, il suo modo di fare. Si intitola Tranne i canadesi. Dice, è di un'utopia inarrivabile, però. Dice, tranne i canadesi, ci sarà finalmente un giorno in cui riusciremo uniti, tutti uniti insieme, riusciremo uniti a capirci tutti, tutti insieme, tutti uniti, tutti, tranne i canadesi. Me lo immagino già, staremo lì stupiti dal non averci pensato prima che era così facile diventare semplicemente tutti amici, tutti uniti, tutti insieme, tutti, tranne i canadesi. Scherzeremo tra di noi, rideremo, giocheremo a giochi inventati insieme, giochi nuovi, giochi attualmente non immaginabili da quanto sono facili, tutti insieme, tutti uniti, tutti felici, tutti tranne i canadesi. Sarà una nuova umanità, ricca di sentimenti semplici, bacini, carezze, piccoli abbracci per tutti, e ci abbracceremo tutti, tutti uniti in un grande nuovo abbraccio, tutti a baciarci con bacianti allegri, tutti uniti, tutti insieme, tutti adesi, tranne i canadesi. I canadesi faranno come vorranno loro, però per ora i canadesi facciano pure come vogliono loro, ma fuori dai maroni, i canadesi. Sarebbe meglio, insomma, sarebbe bello, tutti uniti, tutti insieme, come dicevo, uniti, felici, tutti, tranne. Non è che tutti voi sospettate. E poi basta. Adesso leggerò quest'ultima poesia, che è sempre di una geografia, laterale in qualche modo, che è un argomento che mi piace, la geografia improbabile. E tipo questa si intitola Fumatore italiano. Fumatore italiano parla di un fumatore italiano. Dice, sono 60 anni che fumo, un pacchetto al giorno, solo Marlboro rosse. Ad esempio, la mia amica aveva le Merit, ho fatto un tiro e quasi vomito. Che schifo. Nemmeno le Light riesco, solo Marlboro rosse. Marlboro italiane, però. Sono stato in Francia, le Marlboro francesi fanno schifo. Avevo delle Marlboro italiane, mi sono durate un giorno,
poi non ho più fumato. In Francia non fumo. Ci pensavo l'altro giorno che ho tutto questo catarro ed è stato Dio a volerlo. Se fossi nato in Francia non fumerei. Storia vera. E poi potrei leggere una poesia che in realtà non so se va bene, però in realtà mi sono ispirato a Bravo Uomo, Arsenio Bravo Uomo. Perché? No, vodka tonic che non c'entra, però in realtà forse era proprio... Ma no, però come... Mi senti trovare, al delfino piace il vodka tonic. Poi tra parentesi, ma butta la cannuccia dove gli capita. Dice, non ho mai letto forse questo. So che può sembrare falso o malamente scientifico, ma al delfino, come a pochi, piace bere e nuotare dentro al vodka tonic. Al delfino piace il vodka tonic perché è chiaro, trasparente, ci vede bene attraverso. E anche gli ultrasuoni funzionano meglio nel vodka tonic. ne ho visto uno, indossava una maglietta con disegnato un delfino che difende il mare dall'inquinamento. Il delfino si trova bene anche con altre bevande, per esempio i negroni. Ma i vodka tonic sono i preferiti dal delfino, che riceve al banco il suo bicchiere e toglie la cannuccia che gli scoccia gli occhi quando se la punta addosso. La toglie e la butta dove gli capita, anche se è di plastica e inquina. Pinguino! Lo sgrido. Indicandogli la cannuccia e la maglietta dell'inquinamento. Primo, risponde lui, sono un delfino, non sono un pinguino. E ha ragione, su questo non posso dire niente. Secondo, fa sempre con le pinne. Quando sei nel vodka tonic, parte la musica di un musical. Quando sei nel vodka tonic, ti fai i cazzi tuoi, ok? Finisce la musica del musical. E anche lì non posso dire niente perché capita in certi frangenti che sbagli tutto se hai troppa ragione. E non importa poi come ti poni con il destino o il delfino con i suoi vodka tonic. Ciò nonostante, appunto, come dicevo, o forse non lo dicevo, se dovessi scegliere tra squalo o delfino, io sceglierei sempre il delfino. Perché allo squalo non so cosa piace. Quello che so, l'unica certezza che ho, è che al delfino piace il vodka tonic. E anche a me, devo dire. Anche a me non me ne tiro fuori. Ci sono delle occasioni in cui proprio mi piace, anche a me, il vodka tonic. Basta, leggerò l'ultimissima, che sono 10:46. Mancano gli orsi, manca lo shampoo. Cioè. Fatti prendere troppi shampoo. Gli orsi, li voglio anche gli orsi. Sì, dai, il bis del prima del bis prima del Orsi nelle grotte è una poesia di tristezza. Però non avremmo il diritto di essere tristi mai. Sappiamo, non ci abbiamo detto. Va, dice, scusate che sono triste di una tristezza infima che non si può spiegare e scusate che poi la tristezza diventa doppia e si attacca e diventa tripla e scavalca i palazzi. Va, dietro a tutto si insinua la tristezza giù per la gola e in altre parti del corpo e non solo. Io adesso vorrei non farmi vedere. Adesso vorrei andare lontano nella grotta degli orsi, farmi ospitare da loro grossi e pelosi, mi ospitano per un periodo. Arrivo lì con uno zaino, poca roba, mutande, magliette. Ho portato due bottiglie di rosso buono, gli dico.
ma loro non bevono. E nonostante il regalo sbagliato, sono bravi. Mi faccio abbracciare facendo attenzione alle unghie, e le bottiglie di rosso me le bevo io, che loro non bevono, e mi addormento. Gli orsi mi svegliano leccandomi la faccia, e vorrei spiegargli che la tristezza non si lecca via, ma loro continuano, e dico: orsi, smettetela, cosa credete? Loro leccano. Orsi, dico io, voi vivete nelle grotte, non sapete niente della vita, la tristezza non si lecca via. Anche se glielo dico, loro continuano, e sono tutto coperto di lingue di orso, tutto bagnato di lingue di orso. Non mi capiscono, ma ho capito che è per questo che sono venuto da loro. Mi faccio leccare ed è la migliore compagnia che potrei avere. Orsi nelle grotte, orsi che non capiscono, che mi leccano la faccia e io gli spiego e loro non possono capire. Perfetto così, perfetto così. Loro non possono capire ed io effettivamente non ho niente da spiegare. E poi basta, vi leggerò quest'ultima che è proprio uno dei miei recenti cavalli di battaglia, quindi tenetevi forte. Attenzione. Non esatto, allacciate il cinture. Si intitola Troppi Shampoo, che è proprio. Anche Burbank ha detto è bella. Anche Burbank ha detto, via mail privatamente. Sempre di critica sociale spintissima, pazzesca, proprio. Troppi shampoo. Troppi shampoo. Questa società. Troppi shampoo. Quante docce ancora potremo affrontare? Quanti tipi di lavaggi ci possiamo ancora immaginare? Questa società ha inventato troppi shampoo. Questa società si è concentrata, i laboratori si sono attrezzati, gli scienziati si sono specializzati in troppi shampoo. E io, che volevo soltanto lavarmi, mi sento chiedere se ce li ho ricci o ce li ho lisci, se ce li ho dritti o mossi quanto. Troppi shampoo. Rossi. Castano opaco, giallo riflettente, mi sento chiedere delle doppie punte o del cuoio capelluto, epidermide sottocutanea forforosa, delicati bulbi capillari mostrati in grafici infiniti, bioritmi azzardati di nuove proteine animali da spalmare, infilate a forza dentro la mia testa, tecnologia applicata alla mia incertezza, debolezza glorificata dal prodotto giusto, ok? Ma ancora per quanto, questa società, troppi shampoo, balsami da applicare che rinforzano, pezzetti riprodotti di pappa reale e propoli, doppie punte estirpate alla radice, ciocche ribelli ammaestrate, capelli normali e secchi, gelosamente nutriti, protetti, rifocillati, ingozzati, capelli, troppi shampoo. Grazie, tantissimo pubblico. Grazie, siete un cuore, e vorrei portarvi con me nel Massachusetts o altri posti a caso. Altri posti? Reykjavik? No. Dai, faccio un ultimo bis, cazzo. Non so, drago, vecchio. Un rapporto sessuale. Faccio le mie due preferite in realtà, che sono più legato, ragazzi, qua ve lo dico, sono molto legato, no, che sono poesie che danno consigli in qualche modo, e infatti io forse do troppi consigli, forse dovrei più, vabbè, comunque si intitola Nel labirinto sbagliato. Io sono molto legato, anche tu sei legato. Al labirinto, avevo dei dubbi. A volte si è nel labirinto sbagliato.
e non si può sbagliare direzione perché si è nel labirinto sbagliato. Non è la direzione, è ogni passo che si fa ed è anche lo stare fermi. Se si è nel labirinto sbagliato, tutto è sbagliato, anche stare fermi, anche guardare, sudare. Miseramente, miseramente, l'unica salvezza nel labirinto sbagliato è riuscire a concepire che il labirinto sbagliato è ovunque, ovunque. Quindi, successivamente, pensare di essersi sbagliati, convincersi di essere nel labirinto giusto e finalmente muoversi, cercare l'uscita, cercare l'uscita. Poi estremamente collegata a questa, cioè trovare l'orientamento, che non preferisco fare accoppiato in parte. Trovare l'orientamento che è collegata, anche se sono, c'è una pagina di mezzo. Comunque, trovare l'orientamento. Inutile trovare l'orientamento. Stai fermo. Non guardare. Cazzo guardi. Inutile trovare l'orientamento, vai giù, esci, guarda altro, intuisci l'orientamento per poterlo evitare. Una decisione non si prende, una decisione ti ha. Sviscerati, sviscerati, fa il conto dei tuoi organi interni, la somma fa la vita. Usa i tuoi organi interni, tieni sotto sforzo costante, anche a riposo, riposa sempre più che puoi, sempre sotto sforzo. Prendi le tue idee, facci un tapirulan, corrici sopra più che puoi, poi fermati a pensare cos'era prima l'orientamento. Sono molto contento, bagnato, non tanto, in realtà non tanto bagnato perché avevo degli ombrelli pazzeschi. Grazie per essere venuti e per aver fatto questa presentazione. Forse un giorno d'estate a 45 gradi. No, perché lì siamo troppo caldi, in mezzo a stagione. Dai, con le palme. Va bene, va bene. Allora, con la sabbia e il cacciolo. Sembra che il 13 agosto. Sì, sì. Che pensavano proprio di se lo imboscata a carino. Ma che grazie per aver assistito. Io sono bella la giornata. Io non riesco a farlo.